Ciao a tutti da Campanaro 67, buona domenica dell'Immacolata. Indovinate dove mi trovo? Sono tornato in Abruzzo, ragazzi. Sì, nel mio bel Abruzzo, anche se non sono da solo, a dire la verità. In compagnia c'è Musicista 97 che sta già vedendo tutti i campanili. Mi trovo a Guardia Grele, sono di nuovo in Abruzzo, nella terra della mia sempre amata mamma. E questo davanti a noi è la Maiella. Guardate che spettacolo, completamente innevata. Bello, eh? Bello, bello, bello. Per me ovviamente terra di ricordi questa, perché in Abruzzo ci ho sempre vissuto la mia infanzia con i nonni materni. Quel paesino praticamente che adesso andremo a vedere un pochino più da vicino è Pretoro. Guardate quanto è carino, colpito dal sole, però in realtà proprio sotto il Monte della Maiella. Come si dice qui in Abruzzo, Pila Maiella, uè. E adesso andiamo a vedere di poter fare qualcosa di buono oggi qui a Guardia Grele, nella solennità dell'Immacolata Concezione. A più tardi. Ed eccoci lungo il corso che porta verso la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove arriveremo più tardi. Ora incontriamo una delle prime chiese qui di Guardia Grele. Questa è la chiesa di San Nicola, San Nichele. Infatti, come potete vedere, questo è il largo San Nicola e quello più giù praticamente è vicolo San Nicola. Ecco, questa è la via principale, questo è l'ingresso della chiesa e adesso vediamo un attimo la chiesa al suo interno. Il suo stile ormai inconfondibile delle belle chiese d'Abruzzo. Bella, eh? E adesso andiamo a aspettare il suono delle campane. Ed eccomi qui dalla piazza di questo bellissimo borgo dell'Abruzzo montano. Siamo appunto nei pressi della Maiella. Aspettiamo il suono delle 8:30. Da qui, decisamente distante, si riesce a vedere una enorme campana posta al centro del campanile. Suonerà prima il battiore e poi suonano tutte le campane. Come gentilmente dettomi da Musicista 97, che è oggi in mia compagnia. Ci siamo. Eccolo qua. Eccole. Eccola. Wow, Madonna, quanto è grossa. Bella. Bella. Prima, terza, quinta. Bella.
Bella, eh? E non c'è che dire. Non c'è cosa più bella di vedere un impianto della OS Brevetti Scarselli, che è stato modificato ovviamente dalla ditta per eccellenza che è qui vicino, cioè la ACO Impianti, ex Italsono, e le campane non sono frenate. Perché la frenata Scarselli la conoscete benissimo, devastante e via dicendo. Qui invece la campana si ferma molto dolcemente. Ora la seconda ripresa però, scusate, qui siamo veramente lontani dal campanile, quindi si sente molto piano. La seconda verrà fatta praticamente sotto la terza e quindi le sentiremo un po' meglio. A più tardi. Ed ora, come promesso, eccoci qua dal lato est rispetto all'entrata della chiesa e riprenderemo da questa angolazione la seconda suonata, quella appunto delle 8:45. E da qui si dovrebbero sentire un po' meglio.
Bella, non c'è che dire. Da qui si sente bene. Ok. Bella ripresa, bella registrazione, belle campane, non c'è niente da dire. Ragazzi, e soprattutto che pace e che tranquillità in questi borghi d'Abruzzo. Va bene. E questa era la seconda suonata. Non è detto che facciamo anche la terza, però per il momento. Ecco, questa era la seconda suonata.